Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis e dobbiamo parlare ovviamente dell'evento di Natale, del banner dell'evento di Natale, perché c'è il banner dell'evento di Natale, e un pochettino vedere che cosa ci riserva il gioco in questo periodo di pre-Natale, quindi tutto il periodo che va comunque verso appunto la festività più importante probabilmente dell'anno, ovvero il Natale, e vediamo un po' che cosa abbiamo. Innanzitutto abbiamo, ovviamente abbiamo la nuova versione di gioco, la 1.3.10, che ovviamente è già disponibile in download sia dal Digital Store, ma ovviamente se giocate tramite emulatore potrete scaricare l'APK, è già disponibile in tutti i maggiori siti, quindi potete tranquillamente aggiornare il gioco, se non potete aggiornarlo ovviamente in modo automatico / manuale. Ovviamente sono stati aggiunti tutti i dettagli per quanto riguarda l'evento di Natale, quindi andremo a vedere adesso come funziona nel dettaglio, anche se ne abbiamo già parlato effettivamente ieri. Sono stati praticamente cambiati alcuni layout praticamente degli screen, dove praticamente adesso le coop, le visualizzazioni delle storie sono fatte in modo un po' più ordinato, in modo tale da non creare confusione ai giocatori, e poi ovviamente la nuova icona dell'applicazione con Tifa vestita da Babbo Natale, e poi piccole modifiche per quanto riguarda la quality of life, come quelli che abbiamo detto poco fa. Evento di Natale che sarà disponibile fino a praticamente il giorno di Natale, che da noi sarà praticamente Santo Stefano, quindi diciamo le 3 di notte del 26 di dicembre. Come si fa a giocare? Ovviamente bisogna completare le quest, aumentare il livello di present level e poi successivamente collezionare tutti gli oggetti che verranno accumulati durante ovviamente la giornata. Ovviamente fare più quest, fare più missioni permette di aumentare il livello fino al massimo, che sarà 16, e quindi ottenere sempre più oggetti e sempre più ricompense per diciamo la quality o comunque la qualità in generale del nostro account. Abbiamo anche la possibilità di ottenere oggetti interscambiabili all'interno dell'evento, che ci consentono di ottenere l'arma di Cloud. Dettagli dell'arma di Cloud che finalmente sono arrivati con un'arma praticamente magica, quindi non male, ovviamente non dico per il personaggio di Cloud in sé, però in generale non è male, perché la Refined Ability in questo caso è il boost di attacco magico. Bisognerebbe vedere anche l'altra, perché non l'ho vista effettivamente, però avere comunque già un'arma che, tra l'altro, per Cloud che infligge danni terra a tutti quanti i nemici, non è neanche male, perché comunque armi terra ne abbiamo poche, solo che mi sarei aspettato in realtà un'altra arma, mi sarei aspettato un'arma più da buff sinceramente che da danno effettivamente per quanto riguarda Cloud, però ok, l'accettiamo, è comunque un'arma free to play, può essere buona utilizzata come sub weapon, anche perché può essere portata ovviamente a un overboost molto 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 alto, quindi ci consente comunque di avere una buona qualità per quanto riguarda l'overboost delle armi. Successivamente avremo la possibilità di praticamente scegliere una sorta di talismano per quanto riguarda i nostri bonus di farming presenti all'interno delle nostre battaglie, dove praticamente scegliendo queste carte avremo diversi effetti che poi si applicheranno all'interno della battaglia. Come potete vedere abbiamo l'ability potencies del core ability, o addirittura lo score bonus aumentato, oppure l'attacco fisico, e quindi in base ovviamente a quello che vogliamo scegliere otterremo questi bonus. Un po' come se volessimo fare un paragone probabilmente con le Abyss di Genshin, un pochettino, dove si scelgono effettivamente quali buff ottenere e poi si affronta la battaglia. Il nostro avversario, che in questo caso finalmente
Ecco, in questo caso abbiamo tipo di attacco raccomandato fisico, però recommended elemento ghiaccio. Finalmente posso rispolverare il mio Sephiroth e finalmente qui avrà la possibilità di fare dei bei danni. Ha sicuramente la possibilità di fare dei bei danni. Sigillo raccomandato, quello circolare, non è ovviamente un problema, però finalmente possiamo magari sfruttare. Voglio vedere effettivamente quanti danni fa il danno magico, perché anche Cloud possibilmente ha un'arma magica da questo evento, però attacchi raccomandati fisici. Cioè, mi sembra un po' strana sinceramente questa roba, però alla fine la accettiamo. Praticamente che cosa succede? Che nello score delle battaglie, più danno riusciamo a fare al boss, più ricompense riusciremo ad ottenere. Ecco perché ovviamente ci sono gli elementi, gli attacchi consigliati, eccetera eccetera, in modo tale da creare un party idoneo per questa situazione. Io ho sicuramente un party idoneo per questa situazione, quindi ci sta. Ovviamente è raccomandato formare un party che viene praticamente, che si concentri sul fare danno, quindi cure sti cazzi. Le abilità di ghiaccio fisiche saranno estremamente efficaci contro il boss, quindi bisogna comunque includere attaccanti fisici di tipo ghiaccio nel party. Vedremo come se la caverà anche Sephiroth, perché lui è ghiaccio però magico, quindi vedremo. Inoltre ridurre la force gauge a 0 per quanto riguarda il boss garantirà un aumento di attacco fisico che ci consentirà di fare ancora più punteggio. Quindi diciamo abbiamo un evento dove fondamentalmente veniamo premiati un po' di più rispetto anche al crossover di Final Fantasy 9. Come potete vedere abbiamo praticamente tutta la schedule di ogni giorno dove verrà aggiunto un livello per quanto riguarda il present leveling, anche la storia, perché comunque avremo una sorta di storia collegata a questo evento per giustificare praticamente il tutto. E poi come vedrete abbiamo anche le high risk, che sarebbero diciamo quelle le battaglie X fondamentalmente, quelle un po' più difficili, e poi anche i pezzi di storia, i capitoli finali, i capitoli ovviamente con epilogo, le high risk 3 che saranno ovviamente quelle più difficili, dove appunto questo sarà una score battle. Ok, quindi ci saranno molte più carte che appariranno, molti più effetti, e ovviamente si potranno ottenere ricompense differenti rispetto alle battaglie classiche, quindi avremo la possibilità di gestire un po' il tutto. Passiamo alla parte su cosa. Parte su cosa che prevede il banner con Tifa e Lucia vestite da Babbo Natale. Tanta bella roba, due belle waifu pronte per essere vestite da Babbo Natale. Dove praticamente abbiamo, ok, ovviamente durante il periodo del login altri 1500 cristalli da poter ottenere, il wallpaper ovviamente dell'evento che sarà possibile ottenere spendendo stamina all'interno del gioco, e poi ovviamente per quanto riguarda i dettagli del banner li abbiamo tutti qui con un altro messaggio a parte. Quindi dettagli del banner di Lucia e Tifa, che praticamente avranno le loro armi con Tifa Holy Flame Gloves, dove appunto avremo danno ghiaccio fisico, ovviamente, perché giustamente qua parliamo di abilità fisiche ghiaccio che ci aiuterebbero all'interno diciamo dell'evento. 800% di danno ghiaccio contro un nemico singolo, quindi è praticamente la stessa identica percentuale dell'Edge Wing di Sephiroth, solo che lei è praticamente fisica anziché essere diciamo magica. E invece abbiamo la Holiday Revolver Rock Blast, addirittura 800% di danno magico roccia a un nemico singolo. Interessante l'arma roccia, cioè l'arma praticamente terra, perché ne abbiamo veramente poche. Ne abbiamo veramente poche nel gioco, e Lucia effettivamente avere il boost di danno terra potrebbe essere interessante. Per quanto riguarda invece i vestiti, abbiamo il doppio Arcanum. Abbiamo due vestiti Arcanum, uno che è Arcanum ghiaccio per quanto riguarda Tifa e l'altro Arcanum terra per quanto riguarda Lucia. Direi che comunque l'Arcanum terra effettivamente
Da sfruttare con Lucia è sicuramente valido. L'Arcanum Ghiaccio da sfruttare con Tifa per fare un team, diciamo, monoelementale non sarebbe neanche male, effettivamente, per sfruttare questa situazione, però non lo so. Diciamo che noi già comunque, se volessimo essere puntigliosi, l'Arcanum Gelo ce l'abbiamo con Sephiroth, quindi è una ridondanza. È vero che lei è fisica e Sephiroth è prevalentemente magico, però comunque sia, c'è, nel senso è presente. Lucia invece con addirittura l'Arcanum Terra potrebbe diventare molto 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 interessante, perché Damager di tipo Terra non ne abbiamo. Abbiamo Glenn, che è l'unico, che è anche Eris, effettivamente sono gli unici che hanno delle armi Terra che possono effettuare danni, però vedremo. Per quanto riguarda la wishlist, ovviamente abbiamo le classiche regole delle wishlist, gli stamp praticamente abbiamo sempre gli stessi discorsi, e sono stati inseriti anche dei pacchetti per quanto riguarda Natale, ovviamente all'interno del nostro shop. Qui abbiamo i classici ticket, tutti i pacchetti spiegati nel minimo dettaglio. Ovviamente se vi interessano potete acquistarli giustamente nella sezione apposita. Io ho già dato, quindi lascerei assolutamente perdere. Qui abbiamo i wallpaper con Tifa, con almeno due limit break o comunque due overboost per i suoi guanti, e qua abbiamo l'altro wallpaper di Lucia, bellissimi entrambi, veramente stupendi, per quanto riguarda le nostre incredibili waifu presenti all'interno del gioco. Detto ciò, non ci sono altre novità. Uscirà anche il video analisi del banner, dove già bene o male le cose ve le ho dette qui in questo video, però farò comunque un video apposito dove parlerò del banner e dirò comunque sia quelle che saranno le mie impressioni. Detto ciò, ragazzi, ci vediamo ovviamente con i prossimi appuntamenti in live, per stare insieme, per farmare, per fare tutto quello che c'è da fare su Evercrisis, e quindi niente, vi do l'appuntamento con il prossimo video, spero che questo sia stato di vostro gradimento, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!